Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Francesco lavora per Plast Innovation, tra l'altro l'azienda che ha sponsorizzato la manifestazione. Quindi diciamo è presente tra Buonasera. Gli sponsor. Ciao Francesco. Ed è tra l'altro un'azienda associata a Odoo Italia, per cui diciamo contribuisce in maniera costante alla crescita della nostra associazione. Crescita che tra l'altro abbiamo anche con la presenza di due talk, il tuo e poi il prossimo di Maria Grazia, tutte e due new entry. Per cui vi do il benvenuto e grazie. Ti do il benvenuto, poi lo diamo anche a Maria Grazia dopo. Buon lavoro. Grazie. Buonasera di nuovo. Allora io comincio con una domanda e la faccio a Guerra. Come ha fatto a non litigare col cambia slide quando tutti hanno litigato col cambia slide? Non litigare, no? Lo fai di lavoro. Va bene, allora, io sono Francesco Chirico e dovrei dire subito dopo noi siamo Plast Innovation, perché colgo l'occasione per ringraziare tutto lo staff dall'ultima risorsa, quella più junior, fino al titolare, perché non realizzeremmo nulla senza l'impegno costante, quotidiano e fuori standard di ogni risorsa. Dopodiché anticipo i ringraziamenti all'associazione per averci consentito di essere qui stasera e di fare una breve presentazione di quello che facciamo e come lo facciamo con Odoo. Quanto ho appena detto era relativo alla seconda slide, quindi andiamo subito avanti. La nostra azienda ha una vision abbastanza chiara e punta a migliorare la vita delle persone attraverso l'innovazione, tra parentesi, e la tecnologia, perché questo è il nostro settore. I nostri ambiti di intervento sostanzialmente sono pubblica amministrazione, con ASL, comuni e regioni come clienti, e poi il privato, o aziende che fanno servizi, produzione agroalimentare oppure sanità in convenzione. Un breve passaggio sulle tecnologie che usiamo, vedete un elenco di tecnologie di sviluppo e tecnologie che sono sostanzialmente le piattaforme. Vabbè, ci ho messo il grafico giusto per rompere un po' la monotonia della slide, mentre quel bel logo di open source in basso a destra, e mi richiama alla mente un piccolo commento, una piccola critica che voglio fare a tutti i presenti, costruttiva spero. Anzi, spero che non tutti io possa criticare in questi termini. L'open source vive di contributi, ok? Di contributi alle community. I contributi si danno condividendo il codice, condividendo le patch, condividendo le evolutive, però i contributi si danno anche con un sostegno economico. L'invito di Italian Linux Society verte su questo. C'è stata una catastrofe col bug di Log4j, penso che un 50% dei presenti lo hanno vissuto, e alla fine scava le persone che lavorano a quella libreria che era buggata sono due che lavorano full time su quel progetto. Con quelle due risorse forniscono un servizio, credo, all'80% delle soluzioni open che tutti noi utilizziamo. Quindi l'invito è quello di puntare un progetto open e contribuire al loro sostentamento. Lo si può fare prevedendo in fattura al cliente una piccola percentuale, esplicitando che il 2%, l'1%, 0, verrà devoluto a quel progetto, a quella community. Noi in Plast Innovation lo stiamo mettendo nel nostro codice etico che stiamo riscrivendo in questo periodo. Okay? Le nostre tecnologie abilitanti in ambito Industria 4.0, che è il tema della mia presentazione. Sono usciti gli allegati A e B
della legge numero 232 del 2016, che parlavano delle tecnologie che erano considerate abilitanti e quindi sulle quali si poteva ottenere il credito di imposta del 70%, erano tante. Noi ne abbiamo individuate qualcuna: cloud, business intelligence, intelligenza artificiale, machine learning e sistemi esperti, cyber security e interoperabilità. Queste fanno un po' da spina dorsale alle soluzioni Plus Innovation. In cosa le abbiamo declinate? Le abbiamo declinate in alcune soluzioni e ecosistemi che sono Cloud Plus, CRM, e-commerce, eccetera, che sono tutti su Odoo, chatbot, tracking indoor e outdoor, cyber security e integrazioni in industria 4.0. Molto rapidamente su ognuno di questi vi posso raccontare questo. L'ecosistema che stiamo costruendo in ambito cloud va un po' in linea con quello che si dice di sovranità del dato, no? E stiamo puntando a costruire la nostra piattaforma a servizi basandola su un operatore italiano che non è chiaramente Azure, non è chiaramente Google Cloud, non è chiaramente AWS. È un operatore italiano sul quale stiamo montando le componenti del nostro ecosistema. Okay? Anziché andarle a pagare a consumo da AWS, se approfondite, AWS sotto c'ha un database, un servizio database pagato a consumo, l'applicazione Postgres ha un'altra componente pagata a consumo, la componente è presa all'open source. Non è che hanno sviluppato niente o granché loro in casa, ma hanno preso e rivenduto a consumo. Quindi noi stiamo costruendo una piattaforma totalmente basata su componenti open source e la stiamo montando su un'infrastruttura fornita da un operatore italiano, Agit Compliant. Chiaramente per gestire tutto questo lo stiamo facendo grazie a quella piattaforma che credo conosciate un po' tutti e siamo principalmente gli Odoo user. Con Andrea si giocava su OpenERP qualche annetto fa, diciamo, anche di più di qualche decina di anni fa. E su questa piattaforma abbiamo costruito chiaramente la spina dorsale prima della nostra azienda e poi su questa piattaforma costruiamo le nostre soluzioni. Le nostre soluzioni sfruttano Odoo in maniera particolare, lo usiamo più come framework che come ERP, come soluzioni di CRM o altro. Quindi possiamo approfondire i contatti, ormai potete reperirli ovunque sui social per andare a approfondire le nostre soluzioni. Io vi faccio una breve carrellata con uno zoom su Industria 4.0. Abbiamo costruito una soluzione chatbot che non c'entra con Odoo, che non prevede interazione con Odoo, se non per un meccanismo. Chiaramente riconosce il linguaggio naturale, ti metti a chattare con questa piattaforma, sempre basata su una soluzione open source e verticalizzata e integrata nella nostra piattaforma, ti consente di porre delle domande al sistema, il sistema ti risponde. Se non sa rispondere, l'interazione atterra su un ticket che viene aperto sul sistema help desk di Odoo. Okay? Quindi l'interazione uomo-macchina, se non risolve il problema, apre un ticket a un team specifico. L'esempio può essere: non si accende il monitor, il bot non riesce a risponderti, a risolverti il problema, alla fine apre un ticket all'assistenza tecnica. L'altra soluzione che vi mostro è una soluzione che prevede un sistema di tracking indoor e outdoor, e la gestione e il monitoraggio della catena del freddo. Questa soluzione vede Sempre.Odoo come framework, in quanto l'interfaccia che abbiamo usato verso il cliente è Odoo. C'è una forte integrazione con un ERP che il cliente già utilizza, dal quale nascono i DDT. I DDT vengono letti con un API sulla nostra istanza di Odoo. Il cliente va a guardare, va a puntare il DDT e dal DDT vede l'esposizione istantanea. Fra tecnici ce lo possiamo dire, l'istantaneo non esiste, ma è campionata a 3 minuti, 5 minuti. L'esposizione a che temperatura è stato esposto il campione. Sono campioni biologici, quindi prima il trasportatore arrivava, consegnava, vedeva la temperatura della cella alla partenza, la guardava alla consegna e diceva è tutto a posto. Magari ha fatto un tragitto di
400 chilometri sotto al sole, la temperatura è salita tantissimo e non si è accorto di nulla. Adesso viene monitorata costantemente e partono degli alert. L'altra soluzione, sotto c'è una nota, no? Il nome che io riporto, Datalog Plus, Tracklog Plus, sono nomi di progetto, diciamo. Noi lavorando con la sanità e lavorando col privato, a seconda della piattaforma dove vanno a confluire queste soluzioni, prendono un nome. Quindi io vi porto un nome fittizio, diciamo, della soluzione. E mentre il tracking indoor punta a tracciare gli asset di un'azienda che fa spostamenti all'interno di un ospedale, sposta asset e sposta pazienti su asset, e con un sistema di tracking indoor riescono a tracciare il percorso e a chiedere degli spostamenti di una sedia a rotelle piuttosto di un apparecchio diagnostico da un reparto all'altro. Cyber security, sempre in ambito 4.0, abbiamo messo su questo accrocchio qua. C'è un sistema che ci consente di fare vulnerability assessment. Il vulnerability assessment lanciato su un nostro cliente che ha 270 host ha portato all'evidenza migliaia di vulnerabilità, e fare una stima su migliaia di vulnerabilità alle quali trovare un rimedio è complicato, e tira fuori una cifra che all'azienda privata fa rizzare i capelli. E noi abbiamo previsto un sistema di patch e asset management in Odoo che stiamo sviluppando e che ci consente di prendere in input la lista delle vulnerabilità, di dividerla per priorità e per gravità, dare una stima ad ognuno di questi segmenti e proporre un'offerta più mirata con delle possibilità di scelta. Abbiamo una soluzione di XDR per loggare e controllare in maniera centralizzata le evidenze di vulnerabilità o attacchi informatici, e abbiamo anche implementato, sempre in ambito cyber security, anche se a margine, un meccanismo che prevede la parte di autenticazione dell'utente su Odoo, anziché farla sul motore interno di autenticazione, l'autenticazione viene demandata all'utente che prova ad accedere a Odoo a un meccanismo esterno. Il meccanismo esterno è uno YAM, è una componente anche questa open source, si chiama WSO2 Identity Server, non so se qualcuno lo conosce, ma ce ne stanno tanti altri, Okta e altri. Questo meccanismo, che si basa su un protocollo che si chiama OAuth2, consente di avere l'autenticazione di un utente demandato a un'altra componente software. Questa componente software può avere una integrazione con il sistema SPID, e quindi fornite ai vostri clienti l'accesso alla piattaforma Odoo mediante un'autenticazione SPID, okay? Oppure con un user storage locale o altro. Per Industria 4.0 copriamo tutto il processo, che prevede il contatto commerciale, chiaramente, la verifica della reale compliance delle macchine verso Industria 4.0. Abbiamo visto di tutto, c'è una specifica che dice quali macchine sono compliance e quali no, e abbiamo visto anche macchine certificate come compliance verso 4.0, che poi di fatto non lo sono. L'integrazione con la nostra piattaforma, che si chiama Odoo Hub Industria 4.0, e poi il supporto per l'asseverazione finale che va rilasciata, giurata. La compliance verso le specifiche Industria 4.0 vede l'attenzione verso alcuni aspetti. Un aspetto fondamentale è il discorso che non deve essere un revamping, cioè perché lo Stato ti riconosca il credito di imposta al 70%, tu non devi prendere una pala meccanica del 2015 totalmente stupida, metti sopra un apparecchietto con della sensoristica e la rendi smart, e quindi ti coprono il 70% del costo della pala meccanica. Non è così, quello è revamping. Devi prendere delle macchine nuove che sono a PLC, che sono PLC compliant verso Industria 4.0, quindi con una comunicazione bidirezionale verso la logistica o l'IRP aziendale, e in questo contesto si parla di Industria 4.0. Inoltre deve essere questa interazione certificata, e devono avere un sistema di controllo, come dicevo, assolutamente bidirezionale, perché io devo poter anche cambiare la ricetta, alzare o abbassare la temperatura del forno e non solo riceverla. Tutto questo non da un tablet, ma dal sistema logistico o dal sistema ERP aziendale. Un dettaglio su questa tecnologia è demandato a un mio collega,
e quindi chiedo alla regia, alla ottima regia, di avviare il MIT. Allora, mentre parte il MIT, vi presento il mio collega che è Alessandro Multari, e la risorsa che è stata centrata sul progetto Industria 4.0 Hub di integrazione, ed è la persona che sta approfondendo questa tecnologia che consente, mediante Odoo, di integrare le macchine dell'Industria 4.0. Alessandro, mi senti? Mi senti te? Sì, perfettamente. Ok, buon pomeriggio a tutti. Io condivido. Alessà, hai 9 minuti e 7 secondi. Ok, perfetto. Ce la facciamo, ce la facciamo. Vedete? Sì. Ok. Allora, intanto mi presento. Sono Alessandro Multari, analista sviluppatore di Plus Innovation. E appunto oggi vedremo qualche funzionalità e qualche caratteristica fondamentale di Odoo Hub IoT 4.0. Allora iniziamo. Vediamo un po' cosa vedremo, lo schema concettuale della nostra soluzione, il principio di bidirezionalità dei comandi, l'utilizzo dei grafici della piattaforma utilizzate. Allora, iniziamo. Allora, come possiamo vedere qui all'interno della nuvoletta abbiamo il cloud, quindi noi intendiamo la nostra istanza Odoo, dove andiamo a immagazzinare tutti i dati dei clienti con i relativi macchinari e le relative informazioni. Ogni cliente, indicato come customer qui in questa immagine, ha un dispositivo embedded. Noi abbiamo utilizzato Raspberry Pi per comodità, ma comunque si possono utilizzare vari dispositivi integrati. Al suo interno abbiamo un database che ha funzioni anche di salvataggio dei dati e diciamo si rimette in pari con la piattaforma cloud nel momento in cui poi manca una connessione di rete, quindi salva per poi inviare i dati. Tramite questo Raspberry Pi ci colleghiamo poi alla rete PLC del produttore, dove con i relativi protocolli principali, quindi HTTP, SDP e VNC, riusciamo a scambiare informazioni. Ovviamente ogni cliente ha una VPN, quindi tutto il traffico è cifrato, crittografato, e appunto nell'ultimo protocollo VNC c'è un'importante caratteristica. Andiamo a vederla, è la bidirezionalità dei comandi. Su questo principio molte soluzioni in commercio cadono, perché non è un principio abbastanza appunto fondamentale e non tutti riescono a integrarlo. Come abbiamo fatto? Grazie appunto al protocollo VNC riusciamo a, come vedete sulla destra, un control panel fisico, quindi questo è un pannello di controllo su un macchinario fisico, appunto touchscreen, che integra il protocollo Siemens. Noi tramite il protocollo VNC riusciamo ad accedere e a trasportare questi comandi in maniera software, quindi tramite Odoo riusciamo a scambiare comandi, dare informazioni e ricevere informazioni. Andiamo avanti. Abbiamo un utilizzo importante dei grafici, appunto relativo all'utilizzo dei macchinari. Abbiamo relativi dati di interesse, quindi come vedete qui, magari lo vedete in piccolino. Abbiamo la temperatura, ma lì possiamo andare a selezionare il tempo di accensione, il wattaggio, comunque i dati che ci interessano. E nel momento in cui noi andiamo a impostare su attivo, quindi con la checkbox, andiamo a vedere sul grafico una linea che ci fa capire appunto l'andamento nel tempo di quel dato di interesse, appunto. Abbiamo inoltre la possibilità di scegliere e visualizzare un determinato intervallo orario. Questo ovviamente facilita e velocizza il processo di analisi aziendale di tutti i casi. E inoltre questi grafici possono anche venire utilizzati per una manutenzione straordinaria programmata. Cioè, cosa vuol dire? Che noi, in base all'andamento che vediamo, possiamo prevedere
più o meno quando ci sarà bisogno di una manutenzione all'interno del macchinario dell'azienda. E ricollegandoci a ciò che abbiamo visto prima, tramite il protocollo VNC possiamo anche fornire una manutenzione, ove possibile, ovviamente da remoto. Quindi questa è una cosa ottima. Questa schermata parla di eventi e allarmi, quindi abbiamo la possibilità di impostare degli allarmi relativi a un dato di interesse. Qui ad esempio abbiamo pressione dell'aria, massima temperatura, ovviamente sono tutti dati selezionabili, possiamo scegliere noi quale visualizzare. Abbiamo un grafico stile on-off, quindi alto-basso, vediamo quando c'è il cambiamento all'interno del nostro macchinario. E anche qui lo vedete sicuramente in piccolino, abbiamo una periodizzazione a 30 minuti qui, ma questa è una caratteristica che possiamo modificare quindi a nostra scelta. In basso abbiamo inoltre una visione tabellare del grafico che abbiamo sopra, questo perché qui siamo più precisi, vediamo il minuto appunto in cui accade un cambio, un on-off di un allarme, di un evento, quindi per essere più precisi abbiamo anche questa visualizzazione qui. Funzione importante, abbiamo la possibilità di esportare sia il grafico che la tabella, il grafico in PDF e la tabella in XLS, ovviamente anche qui per facilitare tutti i processi di analisi aziendale, inserirli in documenti, eccetera. Rapida occhiata sulle tecnologie utilizzate, quindi abbiamo utilizzato ovviamente Odoo per creare dei moduli, abbiamo creato dei moduli personalizzati. Abbiamo utilizzato Timescale TP per velocizzare le query che richiedono un reperimento di dati molto vecchio, e quindi questo diciamo che dimezza, se non quasi annulla, i caricamenti per le query appunto dei dati molto molto vecchi. Database Postgre, sia quello di Odoo base che anche sui Raspberry Pi o sui dispositivi appunto integrati abbiamo questo tipo di database. Tutto il traffico è cifrato, abbiamo detto, su VPN, quindi viaggia su VPN, su canali sicuri, sia dei clienti che tra di noi, tra le stanze Odoo. In questo caso abbiamo Raspberry Pi come dispositivo che ci permette l'integrazione, che poi si collega alla rete PLC, ma come ho detto prima, questo è fatto per comodità. Ma è possibile utilizzare qualsiasi tipo di dispositivo integrato. Inoltre, qui una caratteristica molto carina che siamo riusciti ad implementare è l'autocreazione tramite appunto Odoo della ISO che andrà flashata su Raspberry Pi. Quindi questo ci permette di avere una velocizzazione nel creare l'impostazione, quindi non dobbiamo metterci lì a creare comando, collegare, tutto molto più rapido, basta flashare la ISO che Odoo ci fornisce nel momento in cui noi creiamo la rete PLC e Raspberry funziona, quasi per magia, diciamo così. Questi sono i protocolli utilizzati da questa piattaforma, o meglio, sono quelli con cui la piattaforma si integra perfettamente, quindi che non ha nessun tipo di problema, ma c'è anche la possibilità di utilizzare degli altri protocolli, a patto che comunque abbiano la possibilità di utilizzare delle API che appunto si connettono poi a questi protocolli qui. Quindi in quel caso è comunque possibile integrare questi macchinari. Perfetto. Questo è quanto, spero che ci siamo rientrati nel tempo. Qualsiasi Perfettamente, Alessa, mi dai 55 secondi per terminare la mia fetta di presentazione che è arrivata alla fine. Ok. Grazie. Ce le eravamo portate dietro così per superare i problemi alla diretta, ma non c'è stato bisogno. E l'ultimo atto del ciclo, almeno per quanto ci riguarda, del ciclo del meccanismo Industria 4.0 riguarda l'asseverazione.
E questo è un altro elemento delicato, nel quale seguiamo i consulenti che si occupano di questa cosa e che va strutturato in maniera precisa perché tutto viene demandato a eventuali controlli e c'è chi si avventura a certificare la qualunque e il nostro consulente non certifica la qualunque e noi lo supportiamo in maniera dettagliata. Io ho finito, questa è Plus Innovation come USA Odoo e siamo a disposizione per una qualunque forma di collaborazione su ciò che avete visto e altro. Grazie. Grazie Francesco. Talk molto interessante. Grazie. Vediamo se ci proiettano. Ok, se arriva qualche domanda. Nel frattempo, avete mai verificato casi in cui, che so, i device Raspberry hanno subito situazioni di surriscaldamento o Allora, problemi di questa natura, visto che comunque il dispositivo può portare a non è questa. industriale. Ok. Qua c'è un meccanismo particolare. Il Raspberry non è un dispositivo industriale, ce ne stanno di equivalenti e chiamati dispositivi in ambito industriale, adatti all'ambito industriale. Non abbiamo riscontrato problematiche di sorta. Chiediamo chiaramente una posizione adeguata al dispositivo, quindi al pulito, eccetera, e chiediamo un UPS che ci sia dedicato e chiediamo le due reti Ethernet, una verso la rete dei macchinari, no? E una verso la rete aziendale. Così non abbiamo avuto problemi. Ok. OE di processo sono supportati, configurabili? Sì, assolutamente sì. Su questo non riesco a supportarvi se non dicendovi sì e basta, perché non seguo io la cosa nel dettaglio. I protocolli PLC li ha mostrati. Sono disponibili per Odoo Hub 4. Ah, ok, poi chiedono perché usare Odoo come MES SCADA? Come MES SCADA? Che cos'è MES SCADA? Il MES, Manufacturing Sì, Services. SCADA. MES SCADA. Perché MES barra SCADA. usare? Non capisco la domanda. Quali domande ti fai? Allora, andiamo all'ultima domanda, visto che manca qualche minuto. Okay. La scelta delle variabili da leggere e Anche scrivere quello, sono configurabili in Odoo? sì, c'è una tabella che viene restituita dal produttore del dispositivo e in quella tabella vengono riportate tutte le variabili che il protocollo popola e chiaramente quell'atto è un atto che prevede un intervento manuale, no? La tabella va portata in configurazione. Non abbiamo un meccanismo previsto automatizzato e non abbiamo trovato soluzioni che possono automatizzare quella fase. Quindi Ho capito. Va bene. va bene. Io direi che possiamo ringraziare Francesco per il suo intervento. Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane.